Siamo partiti da due denunce che abbiamo raccolto nel mese di novembre, riferite a due distinti episodi avvenuti in successione, il 17 e il 19 novembre, appunto ultimi scorsi. Due episodi praticamente inizialmente qualificati come furto con strappo e poi successivamente riqualificato, specialmente uno, come rapina vera e propria. Quindi c'è stato da parte del giudice delle indagini preliminari una valutazione ancora più pesante, insomma, nei confronti degli autori di questo episodio. Anche la visione, appunto, dei filmati, degli impianti di videosorveglianza che abbiamo raccolto, appunto, nel corso degli accertamenti, comparate le fotografie, ai riconoscimenti, a tutti gli elementi di cui io ho fatto cenno prima, hanno, insomma, consentito di fare un quadro accusatorio piuttosto definitivo, insomma, a loro carico. Il primo di questi episodi è avvenuto nei pressi di Penitro, a Penitro, nei pressi di una palestra, dove appunto un giovane è stato avvicinato da due soggetti. Uno di questi gli ha strappato una catenina dal collo, provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il secondo episodio invece è accaduto la domenica mattina, intorno del 19 novembre, intorno alle 5:30, allora quando appunto una donna ucraina si stava apprestando a raggiungere il suo luogo di lavoro come badante. Anche in questo caso due giovani si sono avvicinati, hanno seguito questa donna e poi l'hanno minacciata e con violenza le hanno strappato la borsa con 300 euro. Le indagini sono partite immediatamente, abbiamo raccolto le descrizioni degli autori di questi due distinti episodi, abbiamo cercato di individuare una serie di persone sospettate, abbiamo incrociato questi elementi con i dati che noi abbiamo a disposizione in base alle nostre banche dati, un pizzico anche di fortuna in base ai controlli sul territorio fatti in questi giorni anche in occasione dei numerosi servizi di prevenzione per i furti. Abbiamo avuto appunto questa opportunità di identificare altri soggetti che ritenevamo appunto interessanti, tra questi proprio gli autori di questi episodi, quelli che poi si sono rivelati essere appunto gli autori di questi episodi, perché appunto incrociando nuovamente i dati che avevamo con le fattezze fisiche, con le caratteristiche somatiche appunto di queste persone fermate in occasione dei controlli del territorio, abbiamo estrapolato delle fotografie che sono state poi sottoposte in visione alle vittime di queste rapine, e vittime che non hanno avuto esitazione a riconoscerli come gli autori appunto dei reati. Quindi abbiamo fatto la nostra informativa che è stata sottoposta
al vaglio del sostituto procuratore presso il Tribunale di Cassino De Franco, e il quale ha valutato positivamente gli elementi che abbiamo fornito e quindi ha inoltrato a sua volta la richiesta per una misura appunto cautelare al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari ha valutato tutte le cose, ha riqualificato, come dicevo prima, il titolo del reato e quindi ha emesso il provvedimento che abbiamo eseguito ieri e che appunto ha determinato gli arresti domiciliari per Feroleto e Urgesi.